Sì, naturale, naturale. Senza fare tante preparative. Allora siamo al circolo Amicizia Sarda di Treviso. Mi trovo qui per giocare a scacchi contro il circolo Treviso, però adiacente c'è la sede dell'organizzazione sarda. Ora faremo qualche domandina ai presenti. Purtroppo sono arrivato un po' tardi in quanto si è appena tenuta l'elezione del direttivo. Ora cerchiamo un po' il presidente. Sono qui. Eccolo qua, se vuole presentarsi e dirci qualcosa. Sì, sono Nino Cadoni, sono il presidente dell'associazione Amicizia Sarda di Treviso. Facciamo tante attività culturali, abbiamo dei notevoli ricercatori storici anche fra i nostri soci, anche dei validi pittori. In corso infatti è a una Palazzo Scotti di una personale di Niccolò Melisi ed è un pittore innovativo perché ha delle pitture molto luminose, molto fresche. Siete tanti anni che siete qua presenti? Da qui siamo, diciamo così, dai nostri nonni che sono venuti dalla guerra del 15-18, quindi abbiamo una memoria di oltre 90 anni. No, ma al di là della memoria, come associazione? Come associazione siamo di oltre 30 anni, perché la nostra emigrazione qui è avvenuta in un modo diverso rispetto alle altre regioni d'Italia. Qui c'è stata un'immigrazione più che altro nell'aeronautica, marina, esercito, polizia e noi siamo un pochino di queste forze armate. Avete avuto una buona collaborazione con gli enti locali tipo il comune o altre istituzioni? Dobbiamo dire di sì, con le amministrazioni locali abbiamo un'ottima collaborazione perché sentono che le nostre problematiche sono comuni a tutte le altre associazioni. Se dovesse ricordare un evento che vi ha dato particolarmente soddisfazione di recente, c'è qualche manifestazione in particolare che avete organizzato? Sì. O vi trovate solo tra di voi qua dentro? In particolare noi organizziamo delle attività culturali che spesso collaboriamo con l'amministrazione comunale. In Piazza dei Signori è ricorrente, come a Udine, come in tutte le altre province del Veneto e del Friuli, portare dei gruppi folcloristici. E questi, diciamo, ballano con i costumi caratteristici e poi cantano con i canti tradizionali sardi che sono molto prolifici perché ogni anno scrivono si ha circa 13.000 canzoni. Perciò le soddisfazioni ce ne sono molte, insomma. Sì, le soddisfazioni sono tantissime, però avremmo forse più bisogno di collaborare con i gruppi locali. Avete anche un sito internet in cui possono vedere qualche manifestazione filmato dove siete stati ripresi? Abbiamo ancora in produzione, diciamo così, uno sito internet, ma speriamo, insomma, di mettere tutte le nostre attività. Perché il folklore sardo, insomma, sarebbe anche bello da vederlo, è molto variopinto, fra virgolette.